mangiarsi il gelato, sono solo 49 km, che cazzo ce ne frega, ma è mo così. C'è da mangiare per sopravvivere. Siete forti voi. Per sopravvivere. Siete forti. Borgo San Lorenzo, in quelle zone lì. Cioè, dovevo guardare gli alberi per vedere che eravamo in salita. Perché se ne corra. È 5 all'ora, lo puoi. Per fare 5 all'ora a camminare è un po' difficile. Se ti fermi un pochino devi fare il 6. Devi per forza, anche se non vuoi, non puoi fare solo piedi. O forse. Avessi 20 anni di meno, a piedi farei la media maggiore, ma io a piedi non faccio più i 5, 6 km, 7, faccio i 5. Allora, per arrivare devi correre per forza. Beh, dalla colla l'ho sempre fatta tutta io correndo. Stiamo avendo il signore, bravissimi! Salutiamo Valterino! Ci vediamo allora più tardi, d'accordo? Aspettaci per favore! Ecco, piacere, veramente! Bravo! Siete che... Grande! Grande! Bravissimo! Ci sono due atleti, la parola giusta è atleti, due sportivi, due grandissimi appassionati che la 100 km del passatore l'hanno chiusa, amici di Piazza del Popolo di Faenza, 45 volte. Marco Gelli e Walter Fagnani per 45 volte. In fondo al passatore. Veramente per l'anno prossimo? No, basta. No. Il nostro anche Marco. In tutte le corse, c'è un punto che è la fine. No. Ciao, bravo.